Questi cannoni da 106 senza rinculo hanno una penetrazione con proiettili HIT di 433 a qualsiasi distanza. Oggi andiamo a vedere il tipo 60, che altro non è che un cacciacarri giapponese che si trova in era 4 a 6.7. Come detto, siamo armati con due cannoni che possono sparare anche simultaneamente. Deciderete voi un attimino cosa fare, e in più abbiamo delle mitragliatrici da 12.7, un'ottima velocità, un carro davvero molto piccolo, molto leggero, corazzatura praticamente inesistente e un brandeggio verticale di meno 20-15. Ce ne saranno delle belle. L'ultimo gameplay che ho registrato con il tipo 60 risale niente di meno a 7 anni fa sul canale, d'accordo? Quindi direi che è giunta l'ora di vedere un gameplay aggiornato con il matchmaking anche attuale. Ragazzi, come sempre vi chiedo uno sforzo per supportare il canale del Buon Devi tramite un semplicissimo mi piace. Tanti di voi guardano i miei video, ma ancora non sono iscritti. A voi non cambia nulla, però a me dareste una mano davvero gigantesca. Inoltre, se cresce il mio canale, di riflesso cresce anche la community di War Thunder. Quindi aiutiamoci tutti insieme. Andiamo a vedere un paio di clip con il tipo 60. Vamos! Guarda quello che mi ha distrutto. Ecco qua, vedi, occhio per occhio, tac. Il livello non conta, not bad. È facile. È facile, guarda, cioè voi state qui, tranquilli, il colpo, tac, kill. Fra, non vedo perché c'ho... Come se nulla fosse. Per un attimo pensavo che fosse morto, in realtà non lo era. Aspetta che ti salva Devi. Oh, dai, il colpo era buono, però. È stato distrutto su mia segnalazione, però l'avrei preso, l'avrei preso. Cioè, loro, anche se si trovano distanti, a voi non ve ne frega assolutamente nulla, perché il colpo penetra uguale a qualsiasi distanza, capito? Quindi non è un problema di vicino o distante. Sembrava un carro quello lì a prima vista, vero? Da lontano così, di primo. Invece no, quello si sta arrampicando lì sopra. Ma fra, ma ti puoi mettere con un pesante lì sopra? Cioè, ti vedo io che ho gli occhiali, figurati. Allora, facciamo una cosa. Che hai sparato? Ragazzi, è un IS-3. Non so se stiamo capendo la corazzatura che ha. La miseria. Questo fra non l'avevo. Boh. Non li posso vedere tutti neanche. L'IS-3. Vabbè, ragazzi, cioè qua penetriamo tutto. Io vorrei tanto fare questo movimento, però verrò punito, già lo so. Fra, tranquillo, c'è Devi. Ma sto coso è illegale! Mi sta... fra, è certo che mi avvia... Mannaggia! Possiamo anche lavorare tranquillamente e spottare i nemici. È proprio easy. Vediamo se qualcun altro passa. Allora, vorrei mettermi... veloce. Più alto, siamo sugli 800 metri. La potevo fare, sinceramente. Era sugli 800. Non so come intervenire, sinceramente. Grazie.
questo modo qua. Allora, il problema adesso è che c'è un FP da qualche parte. C'è sempre quello lì spottato là. Però fra quello è un problema serio. Ok, me l'ha spottato. Vedete, anche se non avete proprio una visuale diretta, alcune volte il gioco ve lo rileva. Che potrebbe essere anche una cavolata, perché se io non lo vedo come lo spotto? Cioè, come faccio a determinare cos'è se non lo vedo? Ma perché devo farle queste cose? Qualcuno me lo spiega. Ho sbagliato, fra. Adesso lui sarà pronto. Prontissimo. Ho bisogno di rinforzi, per favore. No, raga, ma cioè, a me viene l'ansia, cioè, signora, io mi devo rilassare. Mi viene l'ansia, devo fare tutto io, devo fare questo coso qua. Ecco, bomba. Certo. Cioè, fra, antiaerea, dai, svegliamoci. Guarda quanti ce ne sono, ma anche per errore uno lo devi colpire. Eccolo là. Doveva succedere, fra, doveva succedere. Eccolo là dietro. Qua dietro, fra. Ho visto il Mazer Flash. Non sono sognato? Fra, io ho visto il colpo partire, però. Prima di tutto non puoi fare più nulla, culatta, servente, tutto. Ora ti devo semplicemente distruggere. La ricarica qua si fa sentire perché... Buonanotte. Hai mai visto? Pochi colpi, cioè pochi... Binocolo. Ho provato a spottare e sono stato questa volta non premiato, perché pensavo ci fosse qualcosa dietro. Ecco, quello lo vedo in realtà. Non so se riesco a... Ah, siamo sui... Oh mio Dio! Wow! Questa è stata bella, signori. Questa è stata veramente bella. Non farei movimenti strani. Stanno controllando Charlie, oh mio Dio. Se fossi stato un pochino più grande mi avrebbe distrutto. Il nemico sta vincendo. Dobbiamo contrattaccare. Comunque io li spotto. Non lo vedo, fra. E so che sta là dietro, ma se non si muove non... Ce ne sta un altro. Come faccio con un solo colpo? Fra, ma è normale che poi mi avrebbe visto. A una certa mi avrebbe visto. Il Tiger 2P, miseria ladra lurida. E ho provato a giocarmela fino all'ultimo. Signori, ne ho fatte solo 6. Se io mi mettessi dentro il K a spottare semplicemente i nemici, tipo... Ui, aspetta. È esattamente così, però, diciamo, non voglio essere distrutto.
binocolo. Ora l'ho già spottato. La miseria come si è messo quello. Ragazzi, sto coso mi fa semplicemente ridere sto coso. E tanto qua ricarichiamo anche i colpi, quindi sti cavoli. Cioè, mi sono messo in un punto veramente... Wow. E chi si muove da qua? Bravo, distrutto. Io, ragazzi, di qua non mi muoverò mai. Spotto, ricarico, sparo, nessuno mi spara. Wow. Sento un rumore comunque. Ci ho messo un po'. Va bene. Illegale. Cioè, lui non può vedermi, però il colpo ha quella parabola. Ha quella parabola. Adesso qui, vabbè, c'è un mini bug perché vedete come fa. Va benissimo. Ah, sì, cioè, va, ragazzi. Right. Questo qua mi copre un po' la visuale, porca miseria, mi rovina il gameplay. Cerchiamo di sgattaiolare dietro le linee nemiche, cioè dietro, in silenzio, verso il cap. Dove cavolo sta quello? Ma è FK? Mi aveva visto. Wait. Artigliere servente cingolo. Dai, ricarica, veloce. Come cavolo era arrivato quello lì, il T29? Sinceramente, non lo so. Situazione, stava flancando. Che questo se va a flancare è un problema. Vabbè. I 26 a casa. Binocolo. Lo vedo. Non so se lui vede me. Corto. Ho sbagliato. Che errori banali. Avevo tutto il tempo di alzare di più là il tiro e di calcolare a mente in maniera corretta. Canna. Mannaggia la miseria. Vabbè. Occhio, raga. Cioè, voi guardate a sinistra e io guardo a destra. Ce la facciamo a distruggerlo? Fra, forza. Fai quello che devi fare. Concentrati. Ma guarda qua che situa. Intervieni M46 Patton.
Complimenti a tutti. Devi riparare? Fra! Forza, sei tu il Patton! Avessi quella corazza! Ma lui non... ce l'avevo dietro. Ma non si capisce più nulla, signori. Vabbè, in un modo o nell'altro si è vinto lo scontro. In maniera un pochino, non lo so. Io quasi quasi mi metterei qui a fare un attimino un po' il camperone. Appena passa, tac. Sì. Sento il rumore. Non può sapere che sono qui. No, mi sono distratto. Potevo utilizzare l'altro cannone. Fermati. Artigliere servente, tranquillo. Tranquillo, tranquillo, non può fare più nulla. Non può fare più nulla. Non può fare più nulla, signori. Le ultime parole famose. Non può fare più nulla. Artigliere servente, incredibile. Cioè, tecnicamente non poteva né ricaricare né sparare. Questo rumore non mi piace. Ma guarda quanti ce ne sono. Flancatina T26 mi segua. Vediamo un po' se riesco a... Ma che cosa abbiamo fatto? Che kill è stata appena fatta? No! Niente bombe, grazie. È incredibile sul T-34 che cosa abbiamo fatto. Abbiamo rallentato quel poco che bastava per non dare la... Wow. C'è un pesante qui dietro, vero? Sì. Mi diverto troppo con sto coso. Mi diverto troppo. È bellissima questa unità. È bellissima. Oh, bombe. Erano abbastanza vicine. Vabbè, not bad. Dai, alla fine un po' di cose le abbiamo portate a casa. Nello specifico cosa? Soldi, vabbè, soldi non è neanche un'unità premium, quindi il guadagno non potrà mai essere paragonabile. Ciò nonostante, ci portiamo a casa un po' di riconoscimenti che butta lì via: fuoco di supporto, aiuto a riparare, intelligence per 1, lavoro di squadra per 4, soccorritore ricarico per 1, accordo con intelligence per 1, serie attacchi furtivi per 3, doppio colpo, mira perfetta per 2, la squadra migliore per un 1892. Buttalo via. Non so perché il ping sta a 2,90. L'ho visto. Non so se lui ha visto a me. What? Non l'ha spottato? Wow. Come abbiamo assorbito questo colpo del Tiger? Sinceramente non lo so. Non mi interessa. So solo che... Rip. Cioè, era un Tiger 2. Intanto non ti muovi. Partiamo da lì. Occhio fra. Vabbè.
te l'ho regalata. Miseria. Vabbè raga, cioè, è da ridere sta cosa. È veramente da ridere. Oppala, no! Ma che stiamo combinando col T-44 qua? Wow. Cioè, non ho mai avuto così tanta fortuna in così poco tempo. Deve essere un problema del server. Mi sembra molto strano che io abbia un ping così elevato. Impossibile. Cioè, può capitare, che facciano lavori sulla linea, però. Non penso che dipenda da me questa cosa. Forse è per quello che non mi hanno distrutto. Vabbè, come ce l'hanno loro, il ping alto ce l'ho pure io. La miseria. Ma... sì, c'è un po' di... secondo me c'è un po' di... effettivamente ora si è sentito un po' di più in questo scontro. Questo... non lo so, è un problema del server. Fra una prima posizione con 2490 punti, 3 kill, 4 assist e ben 3 cap presi, che non sono pochi. Volevo registrare qualche clip in più del tipo 60, però il server mi sta andando un pochino contro perché il ping è elevato, quindi per oggi ragazzi mi fermo qui. Ciononostante spero di avervi mostrato in questi 20 minuti di gameplay quello che può fare il tipo 60, semplicemente un'unità pazzesca che forse viene un pochino ignorata da tanti, però abbiamo uno spot davvero molto basso, la possibilità di spottare i nemici, una penetrazione costante a qualsiasi distanza, velocità abbastanza buona, possiamo utilizzare anche le ottiche migliorate una volta sbloccate, quindi saremo ancora più efficienti dal punto di vista ovviamente dello spot. Manteniamo delle 12,7 che comunque per distruggere un po' di, come dire, staccionate e cose varie e muretti che vi rallentano sono perfette. Depressione molto buona dei cannoni, quindi veramente un'unità fantastica e che dovrebbe trovare, secondo il mio punto di vista, un pochino più di spazio nel gioco. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per like, i commenti e le visualizzazioni e noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao!